parte. Don't wanna sleep tonight at all. Just wanna watch them stars fall with you. Don't wanna try to make up dreams just to be seen. I wanna lay here beside you, oh quiet. Fire breath and open sky. It's not what we know, it's where we go. I grow wings and tell her goodbye. Oh, it's not what we see, it's what we choose to be. Scende il volo. Ora ci devo vedere di trovare un mezzo, mi porta una cittadina che è tipo una quarantina di minuti da qui. È buio, spero ci sia. Qui la gente attraversa binari per andare di là, ma io voglio trovare l'uscita a modino, ecco. Alla fine ho deciso di venire nel Rajasthan. Dopo alcuni messaggi con Elena di Delhi e di Varanasi, mi convinco di venire ad ovest, specialmente dopo il messaggio proveniente dai 42 gradi di Varanasi. Me ne vado anch'io. Goditi il Rajasthan. E così mi godo la terra dei re, cominciando da Pushkar. Pushkar, where Pushkar? In Pushkar. 400. Ah, 400. Four. 400. Ah, okay, okay. Okay, 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 okay. Wait, one moment, calmino, eh. I have a lot of bag. I have a lot of bag. One, two. Ah, okay. Sembra sempre un grande teatro l'India, ma è niente di liscio ed ordinario. Cos'è che differenzia il teatro dalla vita reale? In teatro si può raccontare qualsiasi storia, tutto è lecito. L'importante è trasportare lo spettatore altrove. L'India sembra ancorata a quel primo teatro greco, quello fatto con le maschere, senza spiegazioni, e meno capisci e più ti è servito. Perché non conta capire, ma conta sentire delle emozioni o vivere un'esperienza, magari mistica. Ecco, spesso questa è l'emozione che senti in India. Ti senti all'interno di una continua scenografia teatrale, con tantissimi attori, e tu, spettatore, ti fai tante domande fino a che non capisci che qui le tue domande non hanno senso e che l'unica cosa da fare è lasciarsi trasportare dalle emozioni, come al teatro. Qui a Pushkar ho incontrato due persone che avete visto negli episodi precedenti. Lui, con cui mi sono intrattenuto davanti al tempio di Brahma a parlare di induismo, e Sara, alla quale ho fatto una lunga intervista ed ora ve la presento. E lei ci presenta Pushkar. Allora, io sono in India dal 7 anni più o meno. Già viaggiavo in India dal 2009-2010. E poi 2016 mi sono fermata a Pushkar, mi sono innamorata non solo di Pushkar ma di un ragazzo indiano e sono stata sposata per diversi anni. Poi l'amore è finito ma io ho deciso di rimanere a Pushkar e sono lì, ho preso in gestione un hotel col ristorante. In più io da tantissimi anni mi occupo di abbigliamento, tessuti naturali, faccio produzioni per conto terzi, faccio i miei design e sono lì perché Pushkar è un grande centro. Ci sono tante sarti, tante produzioni di gioielli. È molto importante, anche se è un posto molto piccolo Pushkar. Sono stata a Goa qualche stagione e negli anni in cui ero più festaiola, diciamo. Poi arrivata a Pushkar mi sono calmata tanto, è molto diversa l'energia. Pushkar è India.
è proprio l'India, anzi più tradizionale, più legata all'induismo, è estremamente induista Pushkar, perché poi c'è il tempio di Brahma, che è l'unico tempio in India dedicato a Brahma. Quindi Pushkar è un luogo di pellegrini, il lago sacro e tutto quanto riguarda poi la parte della spiritualità e dell'induismo. Mi hanno detto degli indiani qui a Pushkar che sono state buttate le ceneri di Gandhi in questo lago, è vero? Io non lo so, può essere, dicono tante cose. Sicuramente nel lago di Pushkar vengono buttate tante ceneri, perché appunto essendo un luogo sacro come Varanasi, insomma, come tutti quei posti che sono particolarmente collegati con la spiritualità induista e con la religione, si buttano le ceneri. Però quella di Gandhi ora non lo so. A volte mi viene da dire che la verità non esiste. Ognuno ha la sua visione e l'India con queste sue contraddizioni estreme ti mette davanti a questo fatto che non c'è una verità unica. Forse siamo noi che cerchiamo sempre di mettere le cose o bianco e nero, e invece lì ci sono tutte queste sfumature, ognuno ha la sua visione del mondo, le storie che raccontano. È molto difficile capire davvero che cosa è vero, cosa è no. Anche la storia di Pushkar stessa io ancora non ho capito bene. C'è chi dice che è stato Brahma piangendo per le mogli che l'hanno lasciato, c'è chi dice che ha altre origini. Non lo sai bene qual è la verità, forse perché la verità non esiste. Su questa provocazione che la verità non esiste si fondono non soltanto alcune filosofie orientali, ma si sono ispirati anche grandi pensatori occidentali e sceneggiatori, per rimanere nella similitudine del teatro. C'è una parola nell'induismo che definisce alcuni aspetti della vita che noi crediamo realtà, mentre loro la definiscono Maya, letteralmente illusione. L'illusione che a volte la mente produce, alla quale invece noi affidiamo tutto, la riteniamo l'unica via, ma spesso ci nasconde verità che si possono soltanto percepire. La realtà eterna. È con questo spirito che dovremmo osservare tutte quelle manifestazioni incomprensibili tra fede e misticismo, tra il dramma e la farsa, come accade in molti ritrovi indiani. Il più famoso e mastodontico è il Kumbh Mela, che si celebra ogni 12 anni e raccoglie a sé centinaia di milioni di persone. Prima di raccontarvi il mio incontro più teatrale che ho avuto qui, vi porto con me a fare una camminata attraverso questa cittadina sospesa. Mi sono alzato con un po' di verde fuori, qui siamo in mezzo alla campagna, siamo anche un po' più alti, l'aria è più respirabile, siamo circa 500 metri. È un'India diversa da quella che ho visto finora. Io sono venuto però nella periferia della città, ora sto andando in città, quindi diciamo poi l'India che ho visto finora la ritrovo tra un quarto d'ora, 20 minuti. Grass, good karma. Good karma. Qui c'è un bellissimo tempio, c'è sempre questo contrasto dove tutto intorno è decadente, però quando si tratta poi di edifici dedicati alla spiritualità sono perfetti. Se Pushkar è un altopiano verdeggiante, tutto intorno è deserto, il deserto del Thar che si estende fino al Pakistan e che implica la presenza diffusa di cammelli. Thank you.
Yes, how grass? Loro invece che tuffarsi prendono il pentolino, legano un filo, tirano su, poi se lo versano addosso. L'essenza è sempre lo stesso, questa specie di battesimo in blu. Non si possono fare foto, non si può fare video, mi hanno già brontolato in malo modo perché qui non ci hanno via di mezzo. Sono qui per documentare. Si va avanti. Allora, ora passerò esercito di scimmie, tra l'altro di, non mi ricordo il nome, ma sono diverse dalle scimmie che ho visto finora. Non so se sono babbuini, sono quelli, quello bianco, sono anche quelli più bastardi, quello lo so. Quindi non so se tenere accesa la telecamera, questa più piccolina che non si dovrebbe vedere, e cercare di passarveli indenne. Ora ci provo, non se ne importa anche la telecamera, però. Queste sono solo alcune, poi ce l'ho nella testa. Sono grosse queste, ma saranno centinaia. Namaste. Questo è un albero sacro. Queste botte sono le scimmie. L'immagine è bellissima. Si vede la città attraverso questo arco. Il fallo, simbolo antichissimo ovviamente della procreazione, quindi della vita. Non so se posso entrare. Bellissimo. Camminata spirituale con la furtiva visita al tempio di Sai Baba è l'India che ti aspetti di trovare quando parti da casa. Pace, colori, statue, incensi e tanta, tanta sacralità. Tutto meravigliosamente a piedi nudi. Una percezione del mondo di cui noi ci priviamo sempre. Mi addentro poi nella zona interna dove a far da scenografia è l'architettura. La vita di strada. Hello. Qui dentro c'è acqua. Acqua fresca per chiunque passa, prende il bicchierino e beve. Completano la scenografia quei costumi antichi e coloratissimi che sono i sari. I colori, il taglio, la lunghezza,
variano, cioè variano da cultura a cultura, da zona a zona, evento ad evento, matrimonio, giorno normale, se sei sposata, vedova, se appartiene a una famiglia, una casta. Le variabili sono, tendono all'infinito, e quindi se da noi, per rievocare i tempi antichi, abbiamo i costumi di scena, per esempio nei teatri, nel cinema, bisogna ricorrere comunque a una rappresentazione di ciò che era. Qui i costumi di scena ci sono tutt'oggi. Qui è come se noi potessimo andare fuori per l'Italia e trovare i vestiti dell'Ottocento. Dentro questa meravigliosa scenografia ci sono gli attori, ed ho già parlato negli episodi precedenti, quando Elena mi raccontava dei finti santoni, le varie truffe che ho incontrato, dall'indiano che si mette d'accordo con la scimmia, alle storie incredibili che ti raccontano per farti cambiare hotel. Sono molto teatrali, sono bravissimi nel questa cosa delle truffe, che poi appunto non sai neanche se è una truffa, ci credono davvero. Sono maestri in quello. Già i racconti di Terzani 30 anni fa erano pieni di queste esperienze, che oscillano tra spirito ed inganno, ma sempre tutto molto pittoresco, come l'incontro casuale avuto qui a Pushkar. Un massaggiatore che spelle energia negativa, Baba Barber. Noi abbiamo questa tendenza a chiedere il perché di tutto, noi vogliamo sapere perché questo succede, perché quest'altra cosa. Loro no. È come se accettano che ci sono dei pattern, delle cose che sono fuori dal nostro controllo, che non ha neanche significato poi andare a sapere perché quella cosa succede in quel modo. È così, e accettalo. Lasciare fluire.
lasciare fluire, accettare le regole della vita senza chiedersi il perché. Noi dobbiamo avere sempre una spiegazione, altrimenti non andiamo avanti. Non sorpassiamo gli eventi o non crediamo a qualcosa. Tutto deve essere tangibile, mentre qua molto è intangibile, come il teatro. Lascio questa emozionante città. Se l'argomento della teatralità qui si conclude per voi, non si conclude per me, perché mi aspetta un omino divertente che, in quanto a recitare, non è niente male. Smoking a lot of campfire at night, I'm drinking joy dance and singing song. We don't know what day today. Se qualcuno si aspettava un commento sulla pratica di Baba Barber per sapere quanto c'è di vero nella sua magia, la soluzione sta nel palcoscenico della vita indiana. E vi rispondo come farebbe un indiano. Perché chiedersi il perché? È così, e accettalo.